In occasione di un evento speciale come il Rally Italia Sardegna, sesta tappa del campionato del mondo rally, non poteva mancare la presenza di un servizio di coordinamento delle frequenze da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, presente anche ad Alghero con uno stand informativo a cui fa capo tutta la squadra di tecnici e dirigenti nazionali. Il rischio di interferenze quando si verifica il simultaneo utilizzo di frequenze radio nello stesso luogo è elevato, pertanto deve essere garantita la protezione dei servizi di sicurezza e di emergenza che solo i tecnici del MISE con la loro attività di radio monitoring possono garantire. La corretta pianificazione dello spettro e l'assegnazione delle frequenze ai vari utilizzatori rappresentano dunque il primo step per una coordinata ed efficiente gestione della risorsa radioelettrica che viene svolta nei giorni che precedono l'evento. Successivamente ogni dispositivo viene controllato da un team di tecnici specializzati per tutta la durata dell'evento per garantire il successo della manifestazione e la sua sicurezza. A spiegare il ruolo del MISE, la dottoressa Paola Sergiacomi. Siamo presenti con questo stand che ci rappresenta e rappresenta istituzionalmente quello che il Ministero svolge nelle sue macro aree di competenza, energia, commercio estero, impresa e telecomunicazioni. La nostra presenza qui a Rally sostanzialmente prevede il controllo e la tutela dei servizi di comunicazione. In via prioritaria per la tutela delle comunicazioni, dei servizi di emergenza e di polizia. I nostri tecnici seguono i mezzi in tutti i circuiti e controllano quindi lo spettro radioelettrico proprio per tutelare e evitare o risolvere o mitigare eventuali interferenze. Il Ministero ha quindi una presenza più attiva sul territorio, tant'è che a breve aprirete un nuovo ufficio a Sassari. Esatto, allora abbiamo una rete di sportelli territoriali su tutto il territorio, in tutte le regioni italiane. E in Sardegna è aperto attivo lo sportello a Cagliari e sta per aprire e essere operativo lo sportello a Sassari. E diamo informazioni e consulenza su tutto quello che il Ministero dello Sviluppo Economico eroga come servizi dagli incentivi alle imprese e su tutte le macro aree di competenza del Ministero. Non si parlerà solo di comunicazioni, ma avete delle competenze molto più ampie. Esattamente. Gli sportelli territoriali nascono come ispettorati delle telecomunicazioni. Acquisiscono, stanno acquisendo competenza in tutte appunto le quattro macro aree del Ministero. Quindi diciamo che siamo attualmente un punto di contatto territoriale, quindi per gli imprenditori locali e anche i cittadini, che fa da tramite con l'amministrazione centrale. Particolare attenzione alla Sardegna? Esattamente, sicuramente sì. Nello stand sono stati predisposti anche altri servizi più legati al territorio e in particolare l'attività dei diportisti. Ne parliamo col responsabile territoriale del MISE, dottor Mauro Caggiari. Abbiamo istituito in modo sperimentale, in occasione del rally, il rilascio a vista di alcuni certificati per l'utilizzo di apparati radioelettrici a bordo delle navi. Abbiamo deciso di avvicinare le persone che utilizzano questi apparati in ambito portuale e per cui vogliamo offrire questo servizio con il proprio rilascio a vista di questi apparati. Ecco, come si fa, ce lo spiega la signora Silvana Cancedda. Il rilascio del certificato limitato per imbarcazioni è un patentino che si consegue senza esami ed è un'abilitazione per poter utilizzare un apparato a bordo di imbarcazioni che non superano le 150 tonnellate di stazza lorda ed hanno una potenza massima di 60 watt. Diciamo che un'imbarcazione da diporto massimo può avere a bordo un apparato VHF fisso che ha 25 watt di potenza.